Abbiamo quindi pensato che per affrontare questo futuro al meglio non potevamo che individuare in un brand manager, la parola è molto complicata, ma in realtà vuol dire un grande professionista, la possibilità di traghettarsi nel futuro con grande successo. Volevo presentarlo. Mio nome è Siegfried Gemüse Süfung, Üstraminen Anders Meine Eichens Wimmer Intention, Scoppen in das Wasser, Feinchen in die Höhe. Che tradotto in italiano sarebbe Rossi. Ecco. Come dicevamo, questo non è un buon momento per l'economia, come ci indica questo diaframma. Ci sono dei beni che una volta erano di largo consumo, adesso possono essere considerati di lusso. Ci sono prodotti che negli ultimi 15 anni hanno raddoppiato il costo, come l'acqua, le sigarette e il biglietto del treno. È aumentato del 60% negli ultimi 15 anni. Certo, adesso il biglietto del treno costa di più perché sono comprese le zecche. Le carote, il frullato di carote è aumentato del 39%, l'altro giorno ho preso un frullato di carote, 4 euro, mi sono arrabbiato, ho detto scusi, 4 euro per 3 carote, mi sembrano un po' care. Sì, le carote. Ma è proprio in questi momenti di crisi, questi momenti insomma non felici per l'economia, che Coop fa la differenza. Forse non tutti sanno che Coop è presente nei settori della società, in tutti i settori della società, attuale e passata. È presente nel mondo scientifico con Niccolò Copernico. Niccolò Copernico, l'inventore della teoria elicocentrica, chiamato anche il principio del carrello. Copernico si è chiesto perché non esiste un carrello con tutte e quattro le ruote che vanno nella stessa direzione, perché quando due ruote fanno la spesa con te le altre due vogliono uscire del parcheggio. Coop è presente anche nel mondo dello spettacolo, sì, con David Coop. Coop è presente anche nel mondo dello sport, col grande Fausto Coop. I valori del prodotto Coop sono 5. Conveniente, etico, sicuro, ecologico e buono. Etico. Cosa significa etico? Significa che le etichette dei prodotti riportano il valore nutrizionale, le calorie, i grassi e gli zuccheri del prodotto, perché obiettivamente siamo stanchi di leggere etichette con scritto non contiene polifosfati, non contiene coloranti, non contiene conservanti, e chi se ne frega di quello che non c'è dentro? Dimmi cosa c'è dentro, eh? Se per quello immagino che non contiene neanche un giradischi. Il prossimo punto è ecologico. Cosa significa ecologico? Ecologico significa che questa è biodegradabile, e quindi quando tu la porti a casa togli la roba che hai comprato e poi la puoi usare per buttare via il residuo o l'organico o l'umido. Io non ho mai capito la differenza. No, cioè veramente io ho grossi problemi, non riesco a capire. Il pane secco dove va? Nell'organico o nel secco? Sono cose che uno si domanda, la carta da vetro, dove va, nel vetro o nella carta? Però prima di lasciarvi vorrei lanciare un concetto importante. È vero che c'è la crisi, è vero che il momento non è dei migliori, ma se io credo che guardiamo la cosa con ottimismo e con la cooperazione possiamo vincere ogni sfida, sia nel mondo del lavoro, sia nel mondo anche dei rapporti interpersonali. E a riguardo vi voglio lasciare con un grande aforisma di Voltaire. Avete presente Voltaire? Conoscete Voltaire, no? Il famosissimo inventore del Voltaire. Ecco.
possiamo prendere ogni mattina è quella di essere felici. Qui ha risposto Luca Cordero di Montezemolo in una pubblicità dicendo io sono felice con la mia Mastercard. Qui ha risposto mio zio di Montevaccino dicendo anch'io sarei felice con la sua Mastercard.